Amici, oggi andiamo a creare insieme una cover per cellulare personalizzata con il silicone? No, con una tecnica giapponese, con la clay e la colla. Vediamo se funziona, ma prima sigla. Yolanda Switch. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Switch ed oggi sono tornata con un nuovissimo video, un po' insolito, ma finalmente sono tornata con i video creativi sul canale. Infatti, se vi piacciono questi video un po' strani, come gli esperimenti creativi, lasciate un pollice in su, iscrivetevi e attivate la campanella, perché possiamo andare a fare altri esperimenti tutti i giorni alle ore 14:30, mi raccomando. Oggi andiamo a fare un nuovissimo esperimento, appunto come vi dicevo prima, andiamo a creare due cover personalizzate per il cellulare con una tecnica che ho visto su TikTok. È un negozio a Milano che fa creare queste cover personalizzate. Le cover appunto con gli charm, dove mettono tutti questi pupazzetti carini e colorati sopra, ma non lo fanno con il silicone, anche se qui ho il silicone, lo sapete, ci sono varie tecniche, si può colorare il silicone, si può mettere sopra, però a volte il silicone può puzzare. Siccome il silicone a volte puzza, però andiamo a provare anche una nuova tecnica con quello, sempre in questo video, andiamo a provare una nuova tecnica che si chiama la tecnica della clay, ossia bisogna prendere una clay, quella che si usa appunto per fare gli slime, e proprio se volete appunto degli slime li potete trovare sul mio sito, che è www.yolandaswitz.it. se vi piace pastricciare, giocare, schiacciare le bolle, andate sul mio sito e andate a prendere gli slime che creo io. Ci servono due cover per il cellulare, io ho preso ovviamente quelle per il mio cellulare, due sac à poche, i coloranti, anche se è facoltativo si può fare anche bianca, però io la farò colorata, e ci servono più che altro degli charm. Invece di comprarla io questa clay pasta, perché è una pasta in realtà, lo andrò a creare io, e ho capito appunto come si fa da un video su TikTok, perché non è stato facile sgamare appunto come si faceva questa tecnica. Ne serve un bel po', ragazzi, ce ne serve un po'. Questa qua, lo sapete, io la compro su Amazon, quindi andiamo a prendere la clay, che come vedete è una pasta modellabile, appunto super super morbida. Con queste clay si possono creare anche delle figure. All'interno della clay dobbiamo andare a mettere poco alla volta la colla vinilica, esattamente, proprio quella che si usa per realizzare gli slime. Ora ne metto poco alla volta, teoricamente questa pasta si asciuga all'aria, che mettendola nella sac à poche diventa tipo come il silicone. La clay e la colla, come potete vedere, già si sta sciogliendo, vedete? Se io la vado a fare, ovviamente è un esperimento, è la prima volta che lo faccio anche io, però se proprio voi lo volete ricreare a casa e volete fare le vostre cover, vi do la quantità. Allora dovete prendere più o meno 5 cucchiai di clay e fate un cucchiaio di colla. Secondo me la densità è giusta, bellissima ragazzi, bellissima, guardate qua che meraviglia. Vado a mettere una piccolissima goccia di colorante rosa, piccolissima ragazzi, perché il colorante potrebbe un po' aiutare a sciogliere questa clay, però io siccome lo voglio un po' soft, lo voglio un po' morbidoso, di colore anche, ne vado a mettere poco. Spero si veda qualcosa. Non puzza, raga, non puzza come silicone, non ho parole. Comunque vado a mescolare e poi dopo cerco con molta tranquillità, perché sarà molto difficile, visto che comunque è una pasta abbastanza appiccicosa, di inserirlo all'interno della mia sac à poche. Ho messo la mia clay all'interno della sac à poche, guardate che bellina, tutta rosa. Però adesso vado a prendere una spatolina e vado a stendere uno strato comunque di clay sopra alla cover. La cosa che dobbiamo incrociare le dita e sperare che si asciughi. Oh vabbè, è meraviglioso. Allora, forse rispetto alla panna probabilmente la clay tiene un pochino meno la forma, ok, però sinceramente si vede lo stesso. Potete vedere, io sto appunto procedendo a fare qui le mie strisce con la clay. Davvero questa tecnica funziona, perché vi ripeto, l'ho vista appunto su internet, quindi vediamo un pochettino se funziona. Questo è quello che è venuto, quindi
Non è neanche tanto male. Allora, adesso andiamo a mettere i nostri charm. Allora, ragazzi, ho quasi finito e ho quasi completato appunto la mia cover. È bellissima, cioè vi dico, è veramente, veramente carinissima. Mancano solamente pochi charm. Mi piace un botto, troppo, troppo, troppo carina. Dobbiamo solamente vedere poi quando si asciuga l'effetto che fa. Allora, questa è la cover, però io non felice, non contenta, la vado a riempire di sprinkle, perché sì, voglio mettere anche gli sprinkles. L'unica cosa è ora aspettare. Teoricamente questa in 24 ore dovrebbe asciugarsi, anche perché, cioè, non è presa rapida. La stessa cosa vale anche per il silicone. Diciamo che ci sono delle note positive e delle note negative. Note positive, che è davvero carinissima messa così, ma dobbiamo vedere quando si asciuga l'effetto che ha la clay, se è morbida, se si stacca, eccetera eccetera. Bisogna dosare bene la clay con la colla. Voglio procedere con un nuovo esperimento, ossia voglio cercare di rendere il silicone profumato per creare la nostra cover con il silicone, ma che profuma. Allora, amici, ho messo da parte quest'altra mia cover rosa e adesso è arrivato il momento di usare quello con il silicone. Allora, ragazzi, io vado a versare tutto il mio silicone all'interno di una ciotolina. Non puzza, strano ma vero? Non capisco come mai. Questa volta la cover voglio farla azzurra. Lo vado a colorare, cerchiamo di colorarlo questa volta di azzurro, spero di riuscirci. E raga, ma è, ve lo giuro, è densissimo come silicone, non capisco, è denso. Sì, cioè, è proprio super solidificato questo silicone, va benissimo. Allora vado a mettere un'altra 2 goccine, perché, cioè, sinceramente è troppo poco azzurro. Molto bellino, perché è uscito questo azzurro qui, mi piace. Però siccome io voglio provare comunque il mio esperimento, vado a mettere all'interno del silicone il profumo, ok? Il profumo che uso per gli slime, che è davvero molto molto potente. Questo nel silicone, non so se ho fatto o se farò una baggianata, però lo vado a fare lo stesso. Mescolo, tanto io lo so che comunque si amalgama. Andiamo a prendere un po' del nostro silicone, che stranamente ora non puzza più, quindi la cover non puzzerà, e andiamo a stendere uno strato, proprio così, come se fosse tipo la Nutella sulle fette biscottate, ragazzi. Andiamo a stendere uno strato di silicone sopra alla nostra cover, in modo che quello che poi mettiamo sopra con la sac à poche si possa stendere bene. Vi ripeto, non ho il beccuccio per la sac à poche, perché l'ho utilizzato per l'altra cover, però va bene lo stesso. Adesso vado ad inserire all'interno della sac à poche il resto del silicone. Un pochettino cosa esce fuori. Vado a creare dei ghirigori, ragazzi, sulla mia cover. Vabbè, dai, raga! Pensavo peggio. Allora, ho scurito un pochettino il blu. Guardate! Dai! Credevo peggio. Allora, l'ho scurito e vi devo dire che adesso mi piace molto 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 di più. Dobbiamo cercare di coprire tutta la cover, perché il silicone purtroppo non è tanto. Allora, amici, ho messo il mio silicone e stavo iniziando appunto a decorare la mia cover con le cosine che ho scelto. Allora, ho scelto un sacco di charm molto 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 carini e adesso vediamo un pochettino come posizionarli. È un po' difficile. Ecco qua, amici, ecco tutti gli charm che ho messo sopra alla mia cover, più o meno come quest'altra. Ora dobbiamo vedere solamente quando si asciuga cosa succede, però ho trovato quest'altra tecnica con il silicone profumato. Raga, vi giuro, profuma maledettamente di vaniglia, cioè è buonissimo questo silicone qua, non puzza e ha funzionato, cioè è davvero bellina. Adesso andiamo a mettere sopra anche qui gli sprinkles. Perfetto, questa è la nostra cover. Dobbiamo aspettare che si solidifichi, appunto, per vedere il risultato finale. Allora, amici, dopo 24 ore le nostre cover sono belle che pronte. Questa con il silicone, che raga, vi giuro, non mi è mai capitata una cosa così. Profuma in una maniera indescrivibile di vaniglia.
ho utilizzato, come avete visto nel video, le essenze per lo slime e a quanto pare ha funzionato. Il silicone comunque si mantiene bello morbidoso, è un po' pesante come tipologia di cover, però è davvero super super carina. Mentre questa con la clay, ragazzi, è leggerissima, è come se non ci fosse proprio niente sopra, e anche la clay resta puff, quindi morbida, e quando la pressi è tipo come le puffy paint, no? Morbidosa. E l'effetto messo vicino al cellulare, ora ve lo faccio vedere, è questo qua. Questo è il mio telefono e l'effetto dietro al telefono è questo, raga, super 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 bellino. Quindi avete anche un cellulare che quando lo prendete vi viene voglia di mangiarlo, perché è super profumato e anche squiscioso e morbidoso. E niente, ragazzi, queste sono le mie due cover, appunto, fatte con la metodologia della clay, quella la segreta che mai nessuno aveva detto, e questa con il silicone profumato. Grazie a tutti per aver visto questo video. Un bacione ed un abbraccio e noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao!